Io sono intervallo, poi purtroppo c'è un po' che... Adesso la morale della favola. C'è la favola, c'è la morale, no? Di cosa trattava lo spettacolo? I due personaggi, che è un casino, come siete forse accorti, sono diversi strati dietro, diverse cose da qui. I due personaggi, vedete che sono due francescani, no? Due francescani. A un certo punto lei dice: noi ultimi seguaci di lui, noi pochi seguaci di Francesco, veniamo imprigionati, incarcerati, uccisi. Com'è andata la storia? Allora, quando Francesco muore, succede una cosa che non è mai più successa, mai prima e mai dopo. Cioè viene beatificato nel giro di un anno e poco più. Quando c'è una beatificazione, cosa avviene? Avviene che tutti i testi scritti su questo santo, prima della beatificazione, vengono distrutti, proibiti. E quelli successivi, vengono sottoposti a una censura severissima, in cui si racconta la verità santa. Cosa vuol dire santo in latino? In latino, cioè in italiano anche, santo, a differenza che in altre lingue, per esempio il russo non è così, in tedesco non è così, in inglese non è così, ma l'italiano e latino, e in francese naturalmente, sanctus vuol dire bollato, sancito, approvato, no? Sanctus vuol dire questo è sotto copyright, no? Quindi se tu ne parli violi il copyright, come se tu sei fatto, per esempio, c'è ancora in America questo, un sanctus americano per esempio Walt Disney, no? Guardate quante biografie ci sono in giro di Walt Disney. E se tu citi in un libro Walt Disney dicendo qualcosa, c'è il rischio che ti chiama l'avvocato e dice: chi le ha il permesso? Perché è un marchio registrato. Siccome se lo citi, anche se in un testo, se tu metti per esempio una canzone intera, la SIAE ti può fare danno, perché stai approfittando della fama di una canzone e devi pagare questo prestito, devi pagare qualsiasi citazione di canzone, devi pagarla. Il libro no, il libro se devi fare due o tre pagine, se fai due o tre pagine devi per forza pagare. Ecco, un marchio, vedete che Walt Disney R, registro il mark, no? Vuol dire che non puoi nominarlo. La stessa cosa capita per Francesco. E dice: perché? Come mai? Perché le cose che Francesco diceva, a lui l'ha raccontata diversamente, lo so che alcuni di voi diranno: ma come? A me elementari questo non me l'ha detto. No, elementari di Francesco era uno che a un certo punto voleva fare il povero. Pensate come è congegnato la storia. Voleva fare il povero. Lui ricco voleva fare il povero ed era contento di essere povero. Avete sentito, no, il contadino così? Era contento di essere povero. Era contento di essere povero, quindi tu che sei povero perché ti lamenti? Perché fai le rivoluzioni? Perché voti a sinistra se sei povero? Guarda Francesco, è bravo. Parlava con il lupo, no? Ha cercato di convertire il sultano, è andato lì chissà perché, ha fatto sta cosa, poi ha abitato il presepe che tutti fanno, questa rappresentazione che li fanno nelle case, e poi poverino è morto con questa ricompensa divina, che erano dolorosissime piaghe sulle mani, sui piedi e in altre parti del corpo, il fegato distrutto da una malattia, cieco, sordo. La sordità non era inclusa in realtà nel progetto, solo che a quel tempo, se noi avevamo un tracoma, come avete sentito, a quel tempo il tracoma veniva curato con il ferro incandescente, cioè si metteva il ferro incandescente sugli occhi, dolorosissimo. Gliel'hanno messo, non è riuscito. Allora ha detto: l'unico modo per combattere il tracoma, adesso abbiamo bruciato gli occhi, è di bruciargli i timpani. Per cui immaginate questo essere come finito, verso 44 anni, no? Su per giù, che è distrutto completamente dalla malattia, santo e d'esempio all'umanità, no?
Ci sono diverse cose nella storia della cultura. Per esempio, durante l'epoca fascista, non so se vi ricordate, dei programmi ministeriali che facevamo noi della nostra generazione, no? Cioè la mia generazione, quelli che hanno più di 50 anni, ma anche quelli che hanno più di 40, si parlava, quando si parlava di leopardi, vi ricordate, si diceva: questo leopardi era storpio, no? E allora stava a casa a studiare tanto, invece di andare a giocare con i bambini bravi. Lui stava a casa e scriveva le poesie a una tizia invece di corteggiarla e di mandarle i fiori, per di più morta, non la simile. E porca miseria. E lui diceva: beh, bravo Leopardi, però non mi interessa, io non studio. Bravo Francesco, ma io non lo imito, perché guarda com'è finito, no? In compenso ci sono i francescani, che sono un ordine potentissimo, molto grande, che subito dopo la beatificazione hanno fatto delle carriere eccezionali, per esempio nell'Inquisizione. Tra le firme sulla condanna di Giovanna d'Arco c'era Francescani, i domenicani erano il massimo, ma i francescani si infilavano nelle sale di tortura per fare interrogatori. Hanno fatto il Monte del Monte di Pietà, grandissima banca medievale, hanno messo insieme una rete internazionale straordinaria, e una caratteristica di questa rete era che più si andava lontano dall'Italia e più si conosceva veramente Francesco cos'era stato, e l'Italia se ne spera più niente. Spera solo che era un santo innocuo, gentile, buono, che voleva fare il povero, parlava con le bestie e faceva le cose. Tutto il resto silenzio. Ci sono poi alcune biografie uscite, perché avete visto quello che fa il cardinale, che poi c'è la passione secondo San Matteo di Bach, no? Dice: sono cardinale, sarò papa. È vero, però lì poi è diventato papa Gregorio IX, è diventato papa, e naturalmente è diventato papa, anche, non so se sia santo, però appena ha fatto papa è uscita la sua biografia pochi anni dopo la morte di Francesco. Nella biografia di Gregorio IX si legge: c'era stato un umbro un po' fuori di testa che aveva cominciato un movimento, però non sapeva organizzarlo, tale Francesco. Per fortuna Papa Gregorio IX ha preso in mano il movimento e l'ha fatto diventare un ordine religioso. È così, eh? È esattamente così. Quindi era bene che tutto quello che Francesco aveva fatto davvero, che come vedrete è impressionante, fosse messo sotto silenzio. L'idea di Francesco fa un po' adesso un po' impressione nel 900-2000, fa molta impressione, perché poi le stesse cose che dice Francesco, senza che gliele copiassero, saltano fuori. Beh, Freud lo conosceva e lo cita, ma Marx dice cose molto simili, ma non quando parla del capitalismo, quando parla per esempio del prezzo del lavoro. A quel punto Marx dice, e non è di moda citare Marx in poterito, però dice una cosa interessante. Praticamente dice: il contadino devi far sapere quanto è buono il formaggio con le pene, no? Dice: l'operaio viene educato fin dalla sua più tenera infanzia a pensare che il suo tempo valga poco, quindi lo pagano X al giorno, che è pochissimo rispetto a quello che prende il suo datore di lavoro, e lui è contento, fatica come una bestia ed è contento. Francesco dice le stesse cose, no? Marx lo dice sotto forma di critica. Sapete che Marx non ha mai fatto una teoria sul mondo futuro, no? Il marxismo, di cui si parla di solito, è un movimento che è derivato da Marx, non c'entra con Marx. Marx fa la critica dell'economia, cioè dice quello che non va, non dice come deve essere diverso. No, il marxismo dice come deve essere diverso fra la rivoluzione. Marx non ha mai parlato di rivoluzione. Dice: sì, avverrà, ma chissà quando, con le sue regole storiche, non sarò io a farlo. Dice: le cose che non vanno sono questa, questa e quest'altra. Francesco dice le stesse cose, però propone l'alternativa, che adesso vedremo. Un altro importante filosofo del Novecento, questa volta Marcuse, Marcuse in americano, ha delle teorie interessantissime sullo stress aggiuntivo. Dice: nei momenti
in cui la società va molto bene perché c'è un grosso slancio tecnologico, e si potrebbe, questo è un passo da fare, lavorare di meno e vivere di più. C'è un sistema che si ripete costantemente nella storia, che me lo dovete spiegare, perché lo fanno sempre uguale. Quando le cose vanno bene, scoppiano situazioni di crisi, in modo che una persona è più stressata quando le cose vanno bene che non quando le cose vanno così così. Perché se non fosse stressata, cambierebbe il mondo. No? Anche lui dice così, si lamenta di questo fatto, Poi ce ne sono diversi altri filosofi moderni che hanno detto le stesse cose di Francesco, solo che le hanno dette circa 600 anni dopo, 500 anni dopo, con un'evoluzione di 500-600 anni, e quello le aveva già dette. Un'altra cosa che Francesco dice, che è un'enorme novità a quel tempo, talmente nuova che sono capita, e che ricomincia poi nel 600 in fuori, è che l'uomo, il singolo individuo, può dire: a me questo mondo non mi piace, così com'è. Guardate che è un pensiero di una potenza straordinaria, no? Dante non ce l'ha questo pensiero. Dante dice: l'inferno è così e stop, paradiso è così e stop. Fa domande all'inferno, al professore, al paradiso, chiede sempre: ma come andrà a finire questo e quest'altro? No? Gli dicono: andrà così, così. E dice: ah, va bene. No? Però non si arrabbia perché le cose vanno in un modo piuttosto che in un altro. Dice: è così il mondo, bisogna adattarsi. Omero non diceva così. Comincia nel 600, a un certo punto comincia con Don Chisciotte. No? Ma questo è un Don Chisciotte. Comincia con Don Chisciotte. Don Chisciotte è quello che dice: il mondo così com'è alla fine del 500 a me non piace, preferivo quello di 300 anni fa. E dicono: è pazzo. Però è pazzo, e sono due volumi su Don Chisciotte che sono bellissimi. E alla fine, quando muore Don Chisciotte, gli mettono l'epigrafe, l'epitaffio cioè, sulla tomba, e dice: lui ha avuto la grande fortuna di vivere pazzo e di morire savio. Savi in questo mondo si muore, solo se sei pazzo si vive. E Don Chisciotte è il primo nella letteratura alta riconosciuta che dice: il mondo così com'è non mi piace. Pochissimi anni prima la stessa cosa dice Amleto, e fa finire male anche lui. Qualche anno dopo, la Rivoluzione Francese, qualcun altro lo dice. Poi lo dicono nell'Ottocento in diversi. Non nel Risorgimento, per esempio. Qui non è che nel Risorgimento non è questo mondo non mi piace, non mi piacciono gli austriaci, non mi piace il Vaticano. No? Invece no, questi qua, Francesco, Don Chisciotte, Amleto, e poi tutti gli altri vari rivoluzionari fino a Che Guevara, oggi dicono: questo mondo così com'è non va bene. E dice: che diritto hai di dirlo? Perché io lo dico. Ma chi sei tu? Io. Naturalmente il primo che ha detto moltissimi anni prima è stato Gesù, naturalmente, nel quale diceva: questo mondo qua non mi rende. Chi sei tu per dirlo? Io. No? È sufficiente. È un pensiero di una potenza straordinaria. Don Chisciotte e Amleto arrivano nel 600. Francesco arriva nel 1200. Ed è un personaggio veramente eccezionale. Non scrive trattati. Francesco scrive, ha scritto pochissimo, no? Quello che ha scritto il Cantico delle Creature, che avete sentito, e poi ne parliamo, e ha scritto delle regole per il suo ordine. Lui scriveva la regola, la mandava a Roma e la rimandava, e la rimandava e diceva: guarda, non va bene. Allora la rifaceva. E la rifaceva per farsela passare, la faceva tutta sotto forma di collage di brani di scrittura. Così dice: così non potete cancellarla perché è scritto sulla Bibbia. E gliela cancellavano sempre. Alla fine, quella che è passata, la regola bullata si chiama, dice delle cose che ancora adesso sarebbero stratosferiche. Per esempio, come ci si comporta con gli arabi, no? O gli infedeli, durante le crociate. Francesco dice: dagli arabi bisogna andare, durante le crociate però, come dire, devi andare nella Siria del Nord adesso,
non è l'ISIS. Ma non devi andare lì a fare la predica, non fare la missione, perché loro sono molto intelligenti e hanno tante cose da insegnarti. Tu vai lì da loro, impari da loro, lavori per loro e con loro, quando proprio ti viene dici cosa ne pensi tu delle cose, che è una roba che nel cristianesimo non, allora non c'è stata, ma ancora adesso non c'è. E questo lo diceva Francesco. La sua teoria è tutta quanta espressa non negli scritti ma negli atti. A un certo punto dice, no, Francesco non scrive libri. Perché non scrive libri? Perché a quel tempo i libri costavano carissimi. Sapeva scrivere come? Era di origine francese, pare. Francesco era il soprannome, il nome Giovanni. Lo chiamano il francese, che in italiano umbro del tempo era o Francisco, no? Che vuol dire il francese? Non c'era il nome Francesco, eh? Non esisteva il nome Francesco, è cominciato dopo di lui il nome Francesco. Vuol dire il francese. Alcuni dicono perché la mamma era francese, alcuni dicono perché papà andava spesso in Francia e si portava la ragazzina. Sicuramente Francesco sapeva il francese. Perché? Perché era appassionato di poemi cavallereschi, Re Artù, Parsifal, tutte queste cose, c'erano tantissimo queste cose qua, e leggeva soprattutto dei testi che poi sarebbero diventati pericolosissimi, eretici. La Francia a quel tempo, la Provenza, soprattutto Provenza, Catalogna, anche un po' di Piemonte Padana, erano catare. Cosa vuol dire catare? Era la più grossa eresia che fosse capitata alla Chiesa fino a quel momento. Erano gente che diceva: noi non vogliamo preti, non vogliamo il vostro regime economico, non vogliamo il vostro tipo di matrimonio, non ci interessa. Noi vediamo in Roma il capovolgimento, lo stravolgimento della parola amor. Roma, amor. E a noi questo non piace. Non andiamo contro di voi, non parliamo contro, ma stiamo per conto nostro. Ed erano moltissimi, centinaia di migliaia. Vivevano delle vite splendide, stavano molto bene, producevano tanto, tanto. Tra l'altro producevano molta musica, a quanto pare. Avete sentito parlare dei trovatori, no? Trovatori, trovieri, menestrelli, eccetera. Ecco, quelli lì erano tutti quanti di derivazione catara. E le loro canzoni per le Madonne, no? Per la tutti quanti i trovatori, sapete, proprio come Don Chisciotte aveva Dulcinea, tutti quanti avevano la loro donna angelicata, no? Anche la Beatrice, eccetera. Ma quelli sono cifrati, sono cose cifrate. I trovatori, dov'è il Mauro? È ancora attaccato al pianoforte? Ecco, vi faccio sentire un po', perché le musiche dello spettacolo erano al 90% testi musicali del 1200, del 1100, solo eseguiti al pianoforte tradizionale, normale nostro. E testi che Francesco doveva sicuramente conoscere, perché cantava bene, gli piacevano i francesi, era proprio, sapeva a memoria tutte queste cose, e cantava durante le prediche. Tra l'altro ce n'è uno, fai un po' sentire il film del test novel. Thank you.
vede l'elemento arabo, tra l'altro, poi parliamo degli altri. Sapete come è il testo di questa canzone? Questo classico testo cattaro, giocoso, però ammirerete il coraggio. È di Pere Cardinal, un trovatore del 1190, famosissimo al tempo, che dice: io oggi voglio scrivere un sirventes, una canzone nuova, non sempre storia d'amore. Penso di scrivere una canzone direttamente a Dio. Caro Dio, mi risulta dal mio intuito e da alcuni dati che tu hai intenzione di mandarmi all'inferno quando muori. Vorrei solo dirti che se lo farai sarà un errore. Non perché io non lo meriti, in base a quello che dicono certi. Però vorrei farti notare delle cose. Primo, vorrei farti notare che per una cosa bella che io abbia avuto nel mio, cioè una o due cose belle che mi possono capitare in un anno, nel mondo che hai fatto tu me ne capitano migliaia di brutte. E l'hai fatto tu, eh? Tu ti lamenti perché il mondo va male. Ma chi l'ha fatto? No? Che l'uomo non si comporta bene. Ma chi l'ha fatto l'uomo? Devi dartene regolare, Dio. Perché qui i conti non tornano. Il pittore, se gli viene male il disegno, non rimprovera il disegno, non lo manda all'inferno. Qui c'è qualcosa che non funziona. Per esempio, dice, non ho mica capito i diavoli. Perché se tu sei quello onnipotente, tolleri che esistano i diavoli nel mondo? È interessante saperlo. Se non ci fossero i diavoli, non ci sarebbero tutti i guai di cui tu ti lamenti. Questo dice la canzone. Non ci sarebbero tutti i guai di cui tu, ma li tolleri tu? No? Li tolleri tu? Se li mandassi via, noi ci comporteremmo meglio? Tu saresti più contento? Ah, perché li tieni? Io ho un'idea, poi mandami all'inferno a chi pare. Io ho l'impressione che tu non sia capace di perdonarti perché hai fatto tanti errori nel fare il mondo. Bellissima, bellezza stratosferica. E sono questi trovatori, i trovatori sono questa roba qua. Francesi in Italia non arrivavano perché già che era cominciato, se beccavano un cataro sotto il polo c'erano fuori, no? Poi al tempo di Francesco, avete sentito, è scoppiata la crociata contro i cataro, cioè grossi eserciti sovvenzionati dallo Stato Vaticano hanno massacrato tutta la Provenza, parte della Savoia e altre zone dove c'erano questi cattari, un massacro di centinaia di migliaia di morti ai tempi proprio di Francesco. Francesco era collegato a questi. Francesco pensava alla francese, che a quel tempo non voleva dire escargot, champagne, voleva dire cataro. Chiamarlo il francese non era a questo c'è la mamma straniera, no, voleva dire occhio, quello è un francese. E mi dispiaceva chiamare così. E tra l'altro se ne vantava anche, se ne scrivete le biografie di Francesco, aveva un'abitudine, Francesco, quando non lo capivano durante le sue conferenze, cioè il giro, lui parlava in francese. Non mi capite? No, io parlo in francese. Quando chiedeva l'elemosina, chiedeva sempre l'elemosina in francese con un inchino molto signorile, no? Faceva l'inchino e con un forbito francese chiedeva l'elemosina agli italiani che non capivano cosa stava dicendo. Queste erano tutte provocazioni che faceva, perché non potendo scrivere libri, perché voleva che la sua idea si diffondesse, i libri costavano cari, erano stampati solamente con l'imprimato della Chiesa, allora dice: dei libri non passo, io passo da me e comincio, correndo tutti i rischi del mondo, a mettere in scena le mie idee. Prima idea fondamentale, sapete tutti la storia, quando si è spogliato davanti, no, alla cittadinanza. C'è anche nei film su Francesco questa roba, ve l'ha detta in tutte le salse. Però chiaramente c'è come un tabù lì davanti per capire perché abbia fatto questa cosa in un giorno molto freddo di febbraio, tra l'altro. Il padre lo denuncia, perché dice, lo denuncia all'autorità, al vescovo, dicendo: mio padre è molto ricco, no? Dice: mio figlio non viene più a lavorare in bottega. Naturalmente l'autorità gli dice: devi chiarirtela tu sta cosa,
Dici, no, voglio che serva ad esempio a tutti i ragazzi della zona. Allora organizzano questo finto processo per costringere il figlio a chiedere scusa al padre, così il padre è contento davanti a tutti che ha ristabilito la sua autorità. Invece Francesco si ribella e mentre parlano, mentre il padre, lui sale sul podio e comincia a spogliarsi. No? Il padre vende stoffe, comincia a spogliarsi. Nessuno capisce, però Francesco dice, lo capiranno, non sono stupidi, l'uomo non è stupido, lo capiranno senz'altro. Praticamente stava dicendo quello che poi sarà detto anche da tutta una parte filosofia del Novecento: tu non sei questo, mio padre vende questo e vuole che io vendo questo, ma questo serve a nascondere chi sei. Tu non sei questo. Quando tu muori, questo rimane. E tu spendi tutta la tua vita per comprare questo e altre cose simili a queste. Io voglio farti vedere di chi si parla invece. E qual è la mia idea? Tu sei questo. Questo vive e questo muore. E tu te lo dimentichi. Vedi quello che gli altri approvano, non vedi quello che tu sei. Il giorno dopo viene espulso dalla città. Perché non tutti hanno capito, ma il vescovo ha capito. Il podestà ha capito questo fuori, ma non perché lo detesti, perché se si viene a sapere a Roma che è arrivato un catalogo qua, ci fanno tanti di quei casini che è meglio che non sappiamo niente, perché lo mandiamo subito fuori, poi gli diamo da mangiare qualcosa, però lo mandiamo subito fuori, lo mandiamo via. No? L'idea di Francesco è proprio da qui parte la ideologia di Francesco. Guarda, è quello che si chiamerebbe reality checking adesso, no? La realtà è questa: tu sei un corpo, sei una persona che ha dei bisogni reali, te li fanno dimenticare perché vogliono che tu lavori per loro, vogliono che tu combatti per loro, vogliono che tu fatichi e ti stressi per loro, e dicono tutti, se tu seguissi i tuoi bisogni personali, facessi quello che ti pare, i nostri nemici vincerebbero. E Francesco dice, ma i nemici di chi? Non i miei, i loro. Io non c'ho niente contro gli arabi, io non c'ho niente contro gli slavi, gli uni, non mi interessano. Se li incontro sono simpatici, li ho visti, dice. Loro dicono che sono nemici. E qui uno dice, urca, ma questo è l'internazionalismo, il dire che gli stati, il dire che il problema nel mondo non sono i russi contro gli italiani contro i tedeschi, ma queste sono balle, l'importante è che l'uomo viene messo da parte sempre in queste cose, no? Questo è 1200, è all'inizio del 200. Naturalmente all'inizio dicono, tanti dicono, è matto, non si capisce cosa dice, però arrivano vicino a Francesco un po' di gente altrettanto colta quanto lui. E lui pone lì, pian piano sta costruendo un po' la sua idea, l'idea era questa. L'idea è, adesso noi, che ci siamo raggruppati, noi 7, 8, 9, che lui li chiamava all'inizio non fratres, ma cavalieri della tavola rotonda, perché lui era partito per i francesi, lui li pensava di essere Artù, e loro erano Lancillotto, Galland, Parsifal, Gano, no? Queste cose. Era un po', sicuramente aveva 23-24 anni, per cui è comprensibilmente un po' su di giri. Cioè adesso però bisogna essere coerenti. Allora, noi cavalieri della rotonda, poverissimi, no? Poverissimi perché? Perché stiamo ragionando. Non voglio storie, voglio storie. Ragioniamo e chiariamo bene il punto. Noi facciamo così. Vi ho detto che non posso scrivere libri e voi siete d'accordo, avete fatto l'università, siete miei conoscenti, siete miei amici, ci conosciamo, avete capito perché non scrivo i libri. Adesso vi dovete aiutare se dovete stare con me. Io non vi ho chiesto di venire, non c'è mai proselitismo, Francesco, no? Io non vi ho chiesto di venire. Noi formiamo una troupe teatrale e andiamo in giro a spiegare alla gente una teoria economica diversa. Che tu puoi, oltre a avere il tuo posto nella vita normale, producendo soldi, lavoro e altre cose, puoi anche ragionare fuori da questo schema. Non venire da noi che non ti vogliamo. Se proprio insisti, vabbè, vieni. Però non dico convertiti, vieni, non ti voglio tra i piedi. Se proprio vuoi, le regole sono queste. Si va in giro
per la città, per le città dove c'è il mercato, si arriva, si fa una cantata, si fa una comediola buffa, poi io parlo o tu parli quando hai imparato e spieghiamo alla gente che è importante che loro facciano le cose che gli dicono di fare, ma che si rendano conto che loro recitano tanto quanto noi. Loro pensano, quando parlano di soldi, quando parlano col signore, col padrone, quando lavorano, pensano di fare le cose sul serio, ma stanno recitando, hanno dei costumi teatrali, e la parte che non vedono sono come attori che si identificano col personaggio. La parte che non vedono è se stessi, no? Sono fissati sull'idea che i soldi impongono una realtà. Esistono i soldi, sono importanti, ma sono un gioco come gli scacchi. A usarlo come un gioco, tu a un certo punto hai una marcia di libertà in più e gli altri neanche si sognano. Obiezioni, guarda che non lo capiscono questo. No, lo capiscono perché sono intelligenti. Errore. E fate questi giri. Ovviamente non lo capivano. La base di Francesco, la sua biografia, il leitmotiv sono le botte. Cioè, poveraccio, è uno dei episodi più tristi della storia d'Italia. Dovunque andava, sì, ogni tanto lo applaudivano, però spessissimo sassate, bastonate, perché la gente pensava che li prendessero in giro. Non capivano cosa vuol dire quando uno ti dice, guarda, e quando io parlo di soldi, no, quando tu parli di soldi, stiamo facendo un gioco che si chiama i soldi, ma non è la realtà. Quello lì è un vestito, come a Carnevale, no? Guardate che non ha torto. Voi quando eravate bambini vi ricordate che uno dei giochi principali era facciamo che io ero. Facciamo che io ero il dottore e tu eri la paziente, giusto? Oppure diciamo che ero Superman e tu eri il disgraziato che affoga, no? Perché fanno questo gioco i bambini? Perché il bambino cosa fa? Vede che il papà a casa è il papà, la mamma è la mamma, poi escono e si trasformano in un ingegnere, in un insegnante, cioè escono e fanno finta, e il bambino pensa che figata, questo esce fuori e gioca tutto il tempo, anch'io voglio questo, facciamo come i grandi che fanno finta, no? Questo poi l'ha ripreso, questa idea di Francesco l'ha ripresa anche Schiller, a un certo punto Schiller, frase famosa di Schiller, l'uomo è uomo solo quando sa di far finta. No? Bellissima, eh? In tedesco è letteralmente l'uomo è uomo solo quando recita. L'uomo è uomo solo, tradotto di solito, l'uomo è uomo solo quando gioca. Però in tedesco Spiel come play in inglese, come Grant in russo, lui in francese, vuol dire sia giocare sia recitare. Allora, l'uomo è veramente uomo solo quando dice ma io sto raccontando in palla, no? Io sono l'ingegnere, ma io non sono l'ingegnere, io sono io, no? Io sono il bancario, ma non è il verbo essere, io faccio il bancario, come quello lì fa Amleto a teatro, no? Questa idea di Francesco, tra l'altro in un periodo in cui in Italia il teatro non c'era, ma l'est sì, era una novità che naturalmente la gente non capiva, però il numero di colti che arrivavano cresceva. Cavalieri, docenti, preti che tanto cattivano, dicevano, cavolo, questi ci sono sensazionali. E si formò questo movimento. Caratteristica del movimento di Francesco, interessante, altro che quello che dice la biografia di Gregorio, che non spero ordinare. Francesco era una mente notevole nell'organizzazione del team. Lui ogni nuovo aderente ci passava insieme qualche ora per sapere perché voleva attaccarsi. A differenza di tutti gli altri ordini che dicono vieni, no? Vieni, vuoi diventare domenicano, vieni subito, vuoi diventare benedettino, vieni subito, dice, no, io non voglio che tu venga. Devi proprio convincermi se vuoi. Per cui tutti erano praticamente amici suoi. Prima 500, no? Già un bel numero, allora ci vuole il problema che non puoi predicare senza avere una patente, bisogna dare al Papa. Francesco si mette d'accordo col Vescovo che l'aveva cacciato dalla città, però in fondo gli voleva bene,
si mette d'accordo con il vescovo e dice: vabbè, ti mando anche compagno a Roma. Se cerca di far colpo, fai il conto, no? Vestiti bene. E cioè lui si presenta vestito da contadino, cioè con quello che poi è l'abito dei francescani, che è l'abito dei contadini del tempo. Si presenta lì, il Papa Innocenzo III, che stava preparando la crociata contro i catari in quel periodo e che aveva appena bruciato un po' di gente che diceva che la Chiesa è troppo ricca, tipo Arnaldo da Brescia o altri, che c'era già l'Inquisizione, era già cominciata l'Inquisizione, e dice: vede questo qui, questo piccolino, cioè molto piccolo di statura, piccolo, con i capelli neri, con un corvo, diceva lui, occhi neri, magrolino, con una voce molto forte e una grande mobilità fisica, una specie di giocoliere, cioè le descrizioni sono queste. Vede questo ragazzino, diciamo, giocoso, che parla però colto, che sa il latino, che sa il francese, allora dice: non può essere cattivo se è venuto qua a chiedermi il permesso. Però lo prende in giro dicendo: guarda, tu vestito così al massimo puoi parlare ai maiali. E Francesco, attore consumato ormai, dice: ai maiali, corre fuori, trova un porcile, entra dentro, fa una predica e poi torna tutto sporco e dice: fatto! Il Papa dice: orca, come è simpatico, spiegami un po' cosa vuoi, no? Dice, gli spiega la sua idea, un certo testo molto corto, e è molto intelligente. Dice: ah, ho capito, cioè noi bruciamo gli eretici che dicono che dobbiamo diventare poveri, ma tu non sei di questi, cioè tu dici che c'è un altro modo. Ah, certo, se noi avessimo un tipo così, il prossimo eretico che arriva, noi diciamo: inutile che ti arrabbi, noi abbiamo Francesco. Posso, va bene, ti do il permesso, però cauto, cauto. Lui col permesso comincia a predicare, estende il permesso ai suoi e comincia questo movimento. Tutti ricchi, tutti colti, ex ricchi, perché poi entrare lì, una delle regole fisse di Francesco: qui non entrano soldi, no? Qui dove? Tra noi. Dove abitiamo? Da nessuna parte. Noi non vogliamo chiese. Non vogliamo chiese, non vogliamo né chiese né conventi né altro. Tutti gli altri ordini sono diversi gli uni dagli altri, ma hanno in comune una cosa: ogni prete, ogni monaco sa dove mangerà stasera. Noi non sappiamo se mangeremo. Il gioco è questo, perché siamo attori. Siamo attori, vestiti da contadini, cantiamo, suoniamo, balliamo, eccetera, ed è un periodo bellissimo della vita di Francesco. La parte è dopo cominciano i guai. Dopo comincia questo cardinale cardinalista Ugolino, che arriva, vuol parlare con Francesco, gli parla insieme, dice: tu esagero, però va bene, adesso vuoi andare in Francia, non capisco, insomma. La gente non la capisce, e se lo manipola un po'. Francesco ha questa caratteristica per tutta la sua vita: non vuole mai litigare con nessuno, per cui dice: fai come ti pare, non vuoi che vada, non vado, intanto io continuo a fare le cose. Sì, anche questo, però sai, siete un po' esagerati, non volete un conventino, un convento piccolo, una chiesa, qualcosa, insomma, vi do la guardia, ve lo pago io. Dice: no, no, noi vogliamo stare in giro per dove capita. Non so, io non so, però finché hai il permesso del Papa, finché non hai ancora fatto niente che ti posso buttare in galera e farti bruciare, devo sopportarti, intanto ti lavoro. E comincia questa strategia del cardinale Ugolino micidiale, cioè comincia, se Francesco non lo ascolta, a parlare con i francescani. Dice: ma tu non eri mica all'università, tu. Io ti ho visto a Bologna, vieni un po' qui. Come ti trovi con Francesco adesso? Bene, però ti fa fare il buffone, no? Eh sì, lui dice che Dio gli ha detto che deve fare l'attore, no? Sì, ma tu? Dice: è vero. Cioè, non sarebbe mica meglio se tu avessi retta a me che a Dio? E comincia questa destra del momento di Francesco, che all'inizio sono pochi, poi aumentano sempre di più, sempre di più, sempre di più. Comincia una scissione. Quelli che stanno
contro l'idea di Francesco, francescani, cominciano a fare un sacco di cose. Francesco cerca di contrastarli. Per esempio, quelli lì si fanno costruire una chiesa a Bologna. Francesco va a Bologna, prende una scala, sale sul tetto, comincia a buttare giù le tegole, no? Dicendo noi non dobbiamo avere chiese. Lo arrestano subito, qualche sberla gliela danno anche lì, perché dicono proprietà privata, non puoi rompere le tegole che non sono tue. Lui è arrabbiatissimo, se ne va. Nella destra di Francesco, di questi, il più famoso è Antonio da Padova, no? Francescano. Francescano, però, total, prima di tutto è strano, nei discorsi di Antonio da Padova non si parla mai di Francesco. Mai, 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 non è mai nominato. E che mestiere fa Antonio da Padova? Provate a guardare qualsiasi biografia su Wikipedia, eccetera, il diplomatico. Il cardinale Ugolino dice: tu sei intelligente, no? Io ti mando alla corte di quel duca lì, no? Di Ezzelino, ti mando alla corte lì, tu devi fargli fare la pace col suo vicino, tanto staviti a corte, eh? Così fai fare anche Russo, ovviamente. Poi vieni qui, ti do una super sede, ti faccio una pubblicità della Madonna, caso di dire, una pubblicità della Madonna, no? Così c'hai, e tu fai il tuo successore, cioè, allora ci sta. E tutta quella parte lì è sempre sempre più contro Francesco, il quale dice: ma no, ma capiranno, prima o poi capiranno. L'idea è, l'idea sostanziale, l'ho detto, no? Devi pensare con un'altra testa. Noi diremo: sei bravo col cervello sinistro, usa il destro adesso. Cioè, impara che qui ti fanno vedere nel mondo le cose in base al loro uso, e anche le persone. Dalla parola uso viene la parola utile. Una cosa è utile, una persona è utile, una situazione è utile se viene usata. Capite? Attenzione alla prossima volta che uso della parola utile. Perché io sono una persona utile, cosa vuol dire? Mi puoi usare. No? Puoi usare. Cos'è che è veramente inutile nel mondo? L'arte. Perché non sai cosa farne. Non la puoi mangiare, non la puoi bruciare. E tutto quello che c'è nell'arte è totalmente inutile, perché se vedi dipinto un cavallo non puoi salirci sopra. Se senti una canzone, senti la canzone per poi andare a lavorare. Non è che la canzone ti fa guadagnare qualcosa. È una cosa bella. Appunto, dice Francesco, appunto, appunto. Sai quando uno sta veramente bene? Quando non è utile. Quando è solo bello. E qui sembra di leggere Marcuse. Sembra proprio che non sapeva di queste cose. Però nell'uomo la dimensione, in Eros e società, senza mai, ma non è mai venuto in mente che Francesco dice queste cose. Dice le stesse cose identiche, dicendo: guarda che l'importante è, non è il vantaggio che tu dai alla tua banca, alla tua ditta, al tuo garage, neanche alla tua famiglia in realtà. L'importante è il fatto che tu sei tu. Ma non, allora sono inutile. Bravo, bravo. Tu sei inutile. Tutto il mondo è utile a te se tu sei inutile. Le foglie sono inutili. Certo, se le prendi, le metti a far diventare lattuga e poi le mangi, no? Come fanno i vegani, allora certo diventano utili, si fanno distruggere, ma non sono più loro, no? Gli animali, le mucche, diventano utili quando sono lì e aspettano di essere uccise, come fanno i carnivori, no? E sono utili. Tu sei una lattuga, sei una mucca, sei un lattugo, allora perché ti comporti da lattuga o da mucca? Non sei un rampanello. E allora ci pensa e dice: ma sì, ma è vero. Lui dice: capiranno, l'ho detto, capiranno, prima o poi capiranno. Io lo ripeto sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale, sta roba qui. È chiaro che è come parlare con un lupo, da lì viene la storia dei lupi, no? Che Francesco parla con un lupo, però il lupo mi capirebbe. Perché sono dal lupo e gli dico: è vero che si sta bene essere inutili? Dice: certo, se prendo anch'io e faremo amicizia. Gli uccelli mi capiscono, infatti, cioè, quando viene a predicare, quando andiamo in qualche città,
e proprio lo cacciavano via a carcere, cioè dici stupidate, questo qui, dicono i vari biografi, dice è meglio che io parlo con i passeri, perché i passeri capiscono più di te quello che io dico, solo che i passeri non fa male a nessuno, tu sì, ammazzi bestie, ammazzi persone, passeri chi ammazza? Ma ti svegli o non ti svegli? Lo vedi che ti fregano? Cavolo, pensate se venisse fuori uno così adesso, è chiaro che avrebbe la stessa sorte, identica, uno che ti esorta a essere inutile, perché solo una persona inutile, solo una persona che è bella e che si diverte nella vita, solo quella è un centro reale del proprio mondo, se no è una periferia. E per ecco dice, i principi possono fare, no, i principi sono dei punti che fanno diventare utili tutti gli altri. Se un principe comincia a diventare inutile, lo fanno fuori anche lui. È un mondo così. Dice, ma il mondo è così. Certo, il mondo è così, ma a me non piace. Come teoria è buona. Il mondo è così, quindi stai zitto. No, il mondo è così, a me non piace. Ma non ha senso questo. E invece ha senso. E lì c'è il francescanesimo così. Poi fa una cosa che proprio non bisognava. Del tempo, no? Che ancora volta in parte del mistero, lì è la commedia dove la interpretazione. A un certo punto non si sa neanche bene perché, però si può ricostruire con tutta la storia segreta, insomma, no? Sapete che Nostradamus era della Provenza, no? Di Salmona a Provenza, e Nostradamus nel 1400 traduce alcuni geroglifici egiziani. Cosa? Come si traducono i geroglifici egiziani? Lo si sa dal 1820. No, anche già prima. Ah. E lui faceva le centurie, no? Prevedeva le cose. Oh cavolo. In Provenza, se andate in Provenza, vedete, sono alcune zone che sono gli sbarchi del Medio Oriente, no? Cioè le Tre Marie, no? Le Trois Maries della Mer, no? Ecco, lì erano i punti dove si approdava quando si veniva dall'Egitto, dal Libano, no? Era una meta così, un asse che c'era, Provenza, Egitto da sempre. Può darsi che ci sia qualcosa del genere. Fatto sta che Francesco, quando ha 40 anni giusti, prende e va in Egitto, che a quel tempo era territorio di crociata. A quel tempo c'era la crociata, era quarta o quinta crociata, non mi ricordo. E c'era questo sultano che si chiamava Malik al-Kamil, il re perfetto, vuol dire, no? E lui vuole parlare col sultano. Non era l'unico, non era che ha fatto una cosa così eccezionale, Francesco. Tanti lo facevano. Cioè, insieme ai crociati, fin dalla prima crociata, partivano i pazzi. Cioè, adesso c'è l'ISIS che è islamica, quel tempo eravamo noi l'ISIS. Pensate, la biblioteca di Cordova, islamica, nel 1200, nel 1100, aveva 30.000 volumi. Le più grosse biblioteche d'Europa, avevano, che erano le cattedrali, avevano al massimo 100 volumi. Noi non sapevamo neanche chi fosse Aristotele, loro avevano una scuola aristotelica di almeno 500 anni, da cui noi poi siamo andati a dare la filosofia. Noi non avevamo la carta, loro avevano la carta. Loro facevano le cupole, noi non sapevamo come si facevano le cupole. Tutta questa serie di cose noi le abbiamo imparate da loro, ma non è che gliele abbiamo rubate su internet. Insieme ai crociati partivano ingegneri, musicisti, scrittori, geografi, no? E lì cercavano di avere rapporti, e Francesco parte con questi. Ma mentre questi di solito avevano rapporti con colti arabi, con arabi colti, Francesco punta dritto al sultano, una sua caratteristica, no? Dice, tanto io lo so che intendete, l'anno mica capirà, no? E questa volta ha ragione. Perché il sultano
È vero che lui ha chiesto il salvacondotto ai crociati e non gliel'ha dato, questo è verissimo. Per cui lui è andato da solo a piedi. Appena arrivato ha preso un sacco di botte dagli arabi, che poi, siccome vedevano, perché erano stupidi, molto colti gli arabi, vedevano che innanzitutto parlavano lingua francese, no? Poi sapevano l'inglese, magari sapevano anche un po' di arabo. Allora lo portano gli ufficiali. Gli ufficiali dicono: aspetta, questo sa la poesia, sa cantare, questo è un tipo strano, poi vestito, si deve essere un mistico. Allora lo fanno conoscere. Il sultano si innamora di Francesco. Il sultano dice: bravo, lavoriamo insieme, ma non nel senso che fai da spia. Se tu hai questi progetti qui, io ti garantisco che l'atti fanno fuori. Non so, dico, butto lì un nome, Gesù, tipo, no? È finito bene da voi? No. Perché? Perché diceva cose tipo le tue. Attualmente si dice, si ripete che diceva Gesù, te lo condiscono su tipo minestrone, eh? Ecco, non si vede neanche una cosa intera di quello che dice. Ecco, tu fai la stessa fine. Lo sai, tanto tanto lo sai, no? Dici, no, capiranno. E già non capiranno mai. Stai qua. Perché noi siamo molto più corti di loro. E arriviamo fino in India, no? Tu non sei mai stato in India, io sì. In India c'è uno che la pensa tale quale a te, che si chiama Shiva. Uguale, identico, proprio identico. Solo che è partito con un bel anticipo, perché sono, è dal 2000 avanti Cristo queste cose. È bello che vi somigliate, no? Se tu vai lì, ma ti fanno i templi, capisci? Ma anche se stai con noi, tu piaci, non tornare là. E lì Francesco ha un momento di forte esitazione. Cavolo, uno che è cresciuto con i cavalieri a tavola rotonda, come fa? Cioè, l'unico è Lancillotto che potrebbe fare una cosa del genere. A questo punto molla tu. Perché però è andato letto con Ginevra, no? Come sapete. E Francesco mi interessava questa parte. E non voleva fare il traditore, no? Per cui il tormento forte, terribile tormento, e poi torna al dio straziante, al sultano, che tra l'altro questo sultano qui poi ha vinto la crociata, no? Circa 10 anni dopo Federico II, quello del castello in Puglia, quello delle poesie arabe, no? Ha preso l'iniziativa di fare una crociata lui. Siccome sapeva che il sultano era più di Francesco, direttamente era sultano, dice: a me piace molto Francesco, ma io l'ho conosciuto. Allora, perché combattiamo? Mettiamoci d'accordo, tanto è il nostro interesse, noi lasciamo l'Egitto e ci pigliamo Gerusalemme. Dice: ah, guarda, Gerusalemme non ne frega niente, voglio l'Egitto. E è stata l'unica crociata in cui non è morto neanche una persona. È l'unica che ha vinta bene senza massacri. Subito sono scomunicato Federico II perché parlava con gli arabi, no? Figurati Francesco, cioè il rischio era altissimo. Questo è stato quello sultano, non l'hanno impalato, è tornato indietro e ne parla bene. Adesso appena lo prendo solo da solo, cioè appena Ugolino, se lo prendiamo da solo gli tagliamo la testa, perché questo è pericolosissimo. Lui gli ha risparmiato il lavoro, perché è tornato, sai, quando uno sbaglia nella vita non è mai tanto gratis, specialmente un errore così catastrofico. Pensate cosa sarebbe successo se Francesco vedeva il sultano e restava là. Le crociate finivano. Si formava un ponte culturale India, Arabia, Europa e India, Arabia, Europa, che avrebbe cambiato la storia del mondo. Tornando lui se la sentiva, perché torna e si ammala subito, o si ammala oppure gli dà qualcosa. In ogni caso il Cantico delle Creature lui lo scrive quando è già cieco. No, non ancora sordo, ma già cieco. La tendenza alla musica, che non si è conservata. Il Cantico delle Creature è famosissimo, come sapete. Perché è famoso? Perché la prima opera teologica scritta in italiano.
Non è mai successo dopo. Uno fa così poco dopo, che è Dante, che come sapete era un francescano, Dante, no? Perché Francesco, tra le altre strane intuizioni che aveva avuto, era quello di fare tre ordini dei suoi. Quando il papà gli dice, puoi fare l'ordine, dice, no, ne faccio tre, dice, fai quello che ti pare. Primo ordine, i francescani maschi. Secondo ordine, le francescane femmine della Chiara. Terzo ordine, segreto. Era terziario francescano. Il terzo ordine. Il terzo ordine chi è? Ma magari è lui. È uno che vive normale, che non dice mai di essere francescano, no? Però si incarica di fare, tanto c'è cioè, questa idea del teatro noi, Francesco sempre, si incarica di diffondere il più possibile l'idea di Francesco nella gente normale senza passare dall'autorità di un ordine religioso. Dante era di questi, però è stato seppellito, in saio fra francescani. E ne parla benissimo la Divina Commedia. Dante imita Francesco perché cent'anni dopo Francesco scrive la prima opera teologica in italiano e Dante il primo poema di carattere teologico in italiano, in volgare si diceva, no? Che era una bella protesta, come dire, qui tutti qua questi colti parlano in latino e nessuno si legge perché nessuno sa più il latino, io parlo con la gente, posso, solo che dico delle cose che quelli non avrebbero neanche mai il coraggio di dirle. Provate a leggere il Cantico delle Creature, all'inizio non servirà, perché se l'hai fatto a scuola non lo capisci. La scuola è questa strana cosa, come quando ti cauterizzano prendere il sangue dal naso, dal dito ti cauterizzano, no? E diventi insensibile in quel punto, perché la cauterizzazione brucia i nervi, no? Ecco, a scuola ti cauterizzano tutto. Io ho fatto il classico all'università. Io ho letto l'Odissea a 38 anni, la Divina Commedia a 39, continuando a meravigliarmi che non ne sapessi niente. Dopo il classico all'università non ne sapevo niente di queste cose. L'Iliade non ne sapevo niente. E l'avevo fatta a scuola. E erano solo nascoste. Il Cantico delle Creature, se però insisti, lo leggi un anno, poi un altro anno, dopo 5-6 anni, è breve, è un fogliettino, vedi che comincia a capire che c'è qualcosa che non va. Dunque, cosa dice? Dice, laudato sì, mi Signore, no? Per tutte le tue creature. Tra l'altro, per il Signor Sole, Messer lo Frate Sole, che è mio fratello. Messer lo Frate Sole, il Signor Sole, che è mio fratello. E che è molto bello. E poi per la sorella Acqua, che è mia sorella anche lei. E poi per il fratello Re, mio fratello. Guardate che, se ci pensate un attimo, già qui c'è una certa vertigine. Un conto è dire un altro romano, anche se la mia parente, diciamo il mio fratello, un conto dire che anche uno della Lazio è mio fratello, già un passo, no, per alcuni difficile, un conto dire che mio fratello è un milanese, che è quasi fantascienza, o per un milanese dire che mio fratello è uno svizzero, che sapete c'è un odio profondo per gli svizzeri, senza confine, senza motivo, no, col confine ma senza motivo. Ma dire che tuo fratello il sole vuol dire che la tua statura di colpo diventa di un essere universale. Sarà anche tuo fratello maggiore, però siete parenti. E l'acqua, e il fuoco, e addirittura la morte. Cioè, sei in una famiglia numerosa, però di una nobiltà piuttosto altina. Non per niente il Cantico delle Creature non è mai diventato un inno liturgico. Pensate che strano. L'inno liturgico è che tu scendi dalle stelle del cielo e vieni in una grotta, oppure discendi il Santo Spirito, i nostri cuori illumina, quindi di quella roba, no? Che sono un po' una metafora, non è che siano entusiasmanti. Quello lì
non è mai cantato da nessuno, non c'è una musica per quelli che non viene cantato in chiesa, anche se è bello. Perché? Perché è pericoloso. Non solo dice che tu sei parente di questi qui, quindi ognuno che legge quella cosa è chiamato ad accorgersi di essere un essere universale totalmente inutile a qualsiasi padrone. Non fai avere padroni se, cioè, se il tuo datore di lavoro dice qualcosa, dice vabbè, parlo mio fratello, vado a dire a mia sorella la morte, poi gliela mando. È più che la verità. Però di tutti ci mette un criterio estetico, dice il sole è bello, le stelle sono belle, e questo è particolarmente eretico, perché per un cattolico questo mondo non è bello. Non che questo significa che il mondo non mi piace, per il cattolico è a me non piace il bello, perché il bello è del diavolo, no? È chiaro che si dice che il diavolo usa la bellezza, no? Quindi un santo è brutto, no? Una santa come Mise è bella, non si vede perché è tutta chiusa. Ecco, la bellezza è qualcosa che tenta, e invece questo qui dice che Dio fa le cose belle e che è bello riconoscere che sono belle. Però capisce che qui siamo di fronte a un altro tipo di religione. E l'unica la cosa più ufficiale che ha scritto Francesco è questa, alla fine della vita, tanto per dire adesso muoio, almeno si leggono questa e capiranno. Nel frattempo c'era una certa urgenza a farlo morire all'interno dei francescani, che erano tutti di destra in quel periodo lì, ormai era finita, c'erano pochi. Perché lui ha fatto anche una cosa sbagliata. Quando è tornato dall'Egitto già stava male. C'è il sinodo dei francescani che c'era ogni anno, lui arriva e capisce che l'hanno fregato, cioè capisce che tutte le sue cose mentre lui era via in Egitto sono state cancellate al cardinale Guerini. Allora lui dice: non voglio litigare, me ne vado sulla montagna, qua vicino, l'Averno, sto lì all'Averno, però non litigo, sono rattristato, capiranno, invece. E cioè sta lì si ammala e poi comincia a morire. Allora lo riportano a Assisi mentre sta morendo, poi sapendo che lo fanno santo capisci che affare è un cadavere di un santo, prima di tutto se lo fanno santo ad Assisi la basilica non c'è, gli fa subito la basilica vuol dire 10 anni di lavoro per tutti, no? Soldi che girano, ma tanti e tantissimi, per i pietrai, per i falegnami, per i ristoranti, per le locande. Assisi è l'Expo praticamente di allora. Poi mercato, viaggi, fiere, feste, soldi. È morto o no? No, vive ancora. Oh porca, no? Quanto ci mette? Ma così Michelino è strano che mette così tanto. Lui non vedevano l'ora, ovviamente lo mettevano domina per terra, no? Fa freddo, lasciava una porta aperta. E quando muore, poi niente, c'è questa storia atroce che portano il cadavere ad Assisi di notte dicendo il funerale il giorno dopo, perché sapevano quello che sarebbe successo. Dunque, di un santo, se tu hai un cappello di un santo, una ciocca di capelli di un santo, o un dito di un santo, dito è impossibile, un'unghia di un santo, tu sei a posto per 2 generazioni, perché lo vendi a pezzettini e lo vendi caro, delle vittime, lo vendi carissimo. Un pezzo di stoffa, no? Non so, un occhio di Francesco. Per cui passa sto feretro e tutta la gente è lì che ritengono, poi non ce la fanno al funerale cosiddetto ufficiale, cioè di giorno, si buttano morti, feriti, perché c'è la scorta militare, morti, feriti, per poi vedere gravare la volta, per cui arrabbiate, dure, scandali, botte, lui era già al sicuro dove è ancora adesso, in quel sepolcro lì che c'è ad Assisi, no?
al sicuro e lasciando tutti gli altri al sicuro, perché finalmente sta zitto. No? Ne ha dette troppe, sta zitto. Il problema è che ne ha dette troppe, ne ha fatte troppe, bisogna arranderlo al suolo. E allora facciamo santo. Due ostacoli sono i pochi, le poche decine di francescani, di autentici, che dicono non è vero questa roba qui, e hanno fatto tutti una brutta fine. Quelli che se la passano meglio è perché se ne sono andati via, dove non si sa, magari in Arabia, magari sono partiti per la Pannonia, non so dove, però se la sono filata. E gli altri, tanti incarcerati, no? Tanti arrestati, tanti picchiati, tanti assassinati di questi, no? Tanti non se ne sa più niente. Beh, uno di quelli, non è sicuro di sto parlare, uno, diciamo, non di quelli della prima, però di quella derivazione lì è Celestino V. E a un certo punto fanno un Papa Francescano, Celestino V, e quello lì fa quello che fa Ratzinger, no? Cioè, vede come la Chiesa dice no, e va via. Naturalmente muore subito, se lo chiudono a Napoli, a Maschio Giù, non se ne è più niente, poi pare sia morto poco dopo. Come Ratzinger adesso è in carcere. Pare l'abbia fatto fuori quella faccia. Cioè, chiuso. Non ha dato lì. Comunque, quei pochi lì sono due, cioè due, il protagonista di questa cosa sono due di quelli lì. Sono evidentemente una Clarissa e un Francescano. E usano i burattini per raccontare, per tentare di raccontare alla gente com'è andata, sceneggiando le opinioni dei vari nemici di Francesco su Francesco. Si comincia col padre, che gli è rimasta qui al padre, quella storia, e purtroppo anche a Francesco deve essere costata cara, perché lui ha sempre intorno a qualche figura maschile che serve da vice padre. Quella cosa che racconta all'inizio, che Francesco fermava il padre per strada con accanto un mendicante e diceva che aveva dato istruzione al mendicante, e lui diceva al mendicante davanti al suo padre arrabbiato: padre, benedicimi. E il padre perdeva le staffe e li picchiava tutti e due. Poi dopo hanno più trovato mendicanti che ci stavano, perché andavano pericolosi. Allora, per un po' l'ha fatto. Era un po' la... perché non era neanche, non era limitato la sua idea del vestito alla questione economica, anche la questione familiare non andava giù a lui. Dice: tu, figlio di, padre di, fratello di, marito di, ma questo è tutto l'istinto. Tu non sei un ruolo, tu sei una persona, anzi, sei una persona, sei un individuo. Non nasconderti, chi sei? Sono la moglie, no, non sei la moglie di, tu sei tu. E naturalmente questi due lavorano in attesa che qualcuno li pigli e cercano di filarsela rapidamente, no? Cioè, a un punto uno dei due che dice no all'altra, dice: cosa la continua a fare questa cosa? Guarda che è meglio che la smettiamo qua, eh? E dice: no, se la raccontiamo bene vedrai che torna. Lui poi a questo diventa un po' l'immagine della morte, il suo guerretto che fa, no? Dice: io sono comunque la morte, la vincerò io, non ti preoccupare, la vincerò io. E dice: no, capiranno, ripetendo, eh? E l'altra è la Chiara. La Chiara era una ragazzina a 18enne, però molto intelligente, perché il risultato poi allora si vede dalla sua personalità, che seguiva da prima d'occhio da un pezzo Francesco, no? Che era nella stessa città, ed era una di quei giovani che aveva capito che Francesco aveva una filosofia nuova, no? E lei lo vedeva allora di entrare in, vedeva davanti a sé una scelta: da un lato diventare la signora talentale, vestiti, ruoli, eccetera; dall'altro la fuga. È scappata, esce fuori dalla città e va a stare con i francescani.
I francescani non avevano nessun interesse romantico per le donne di nessun tipo, anzi Francesco pare che fosse proprio a questa cosa non dicesse niente, assolutamente. Non so, tutti gli storici francesi dicono che era omosessuale, però non è indispensabile. Sicuramente non interessava nessuna storia. La Chiara lo colpisce moltissimo perché è una nobile come lui, una ricca come lui, ma lei era nobile, lei era una nobile. Ricca e nobile, lui era solo ricco, che arriva e dice io sono a disposizione. Dice, beh, questa c'ha due spalle così questa. Che coraggio, per cui c'è una stima, no? Dice, naturalmente non puoi stare con noi, ti facciamo il tuo convento, stai lì da sola per adesso, no? Arriveranno altre. Pian piano cominciano ad arrivare amiche di Chiara, sorelle, cugine, no? Con la gente che diventa matta di rabbia, peggio, quello ci porta via le donne anche tra l'altro. Alcune vengono rapite dai parenti, riportate a casa, altre vengono costrette a calci, botte, a tornare a casa comunque, poche restano con Chiara e poi aumentano in parallelo. L'idea iniziale di Francesco è di far predicare le donne, cosa che avrebbe segnato la fine del movimento, perché l'avrebbero bruciati tutti quanti subito, perché si sa che a quel tempo la donna non ha l'anima, no? Non ha l'anima, no? Per cui è una bestiola, può stare a casa ma non può predicare, non puoi ascoltare uno che non ha l'anima e non ha l'intelligenza e non capisce niente. E lei invece è pronta, no? Invece quando si parte lì, Francesco per la verità forse ha fatto un po' proprio promesse a lei, perché qualcosa le aveva sicuramente detto promettendogli, e lei ci ha creduto, aspettava, e poi però ha capito che non voleva la guerra con Ugolino, non voleva conflitti, e non ha mai mantenuto la promessa, cioè non ha mai predicato la Chiara, solo che lei era quella della prima ora, no? Essendo donna naturalmente era più facile, perché il cardinale poi papa dice le donne stanno nei conventi, davanti al convento ci metto la sentinella, voi non uscite, se sai qualcosa ve la mando io, volete parlare con il professore dell'università, ve li mando, volete guardare i libri, ve li mando, ma non uscite. E lei fa l'ostaggio di donna. Lei dice comunque verrà il momento che le cose cambieranno, loro capiranno, dovete capire anche voi, stesso errore di Francesco. E niente, poi vive a lungo tranquillamente, sempre restando così. Lei probabilmente, a giudicare dalle lettere, lei era innamorata proprio di Francesco, innamorata anche molto passionalmente di Francesco, solo che ha deviato la sua passionalità con la sua intelligenza verso la costruzione del secondo ordine. Lei bisognava naturalizzarla, la si naturalizza chiudendola in galera in un convento lussuoso, però non può uscire. I francescani li fanno tutti fuori, l'importante era gestire la crisi per almeno una generazione, due al massimo. Passate due generazioni, è facile sconfiggere un uomo solo, basta dimenticarlo. Francesco è dimenticato. No? Questi qui è la storia un po' prima che incominci il dimenticamento, sono le ultime speranze che... Naturalmente la loro storia non è allegra, non l'avete visto, non è allegrissima, però finisce con un tono ottimistico. Alla fine lei dice queste frasi così, dice l'importante sono i confini, no? La gente non capisce perché ha i confini, però i confini se li ha messi lei, sono dei reticolati, può anche allargarli, no? La gente non capisce perché, dice lui, è sconfitta, ma tutti sono sconfitti. No, il mondo è pieno di sconfitte, solo che se tu ti accorgi che una sconfitta è una sconfitta e la capisci, non è più una sconfitta, no? Perché tu sei sopravvissuto e l'hai capita. Quindi c'è questa idea di speranza con l'ultima parola, no? Che lui che dice a Dio, ma tu vuoi Dio? No, fai un tubo, fai. E lei che dice la stessa parola però rimbalzata sul pubblico, no? Così adesso la patata bollente ci avete voi e dovete vedere. Non è difficile mettere in pratica la cosa francescana, eh? Non è difficile. Naturalmente te la mettono difficile,
Cioè ti dicono, per fare francescano devi avere i sandali, il saio, non portare le calze d'inverno, stare lì con gli altri preti, bere i liquorini che fanno loro, oppure lavorare nella banca del Mose di Pietà. Pensate, guardate che capovolgimento. Francesco dice qua non devono entrare i soldi, e loro poco dopo la sua morte fanno Monte di Pietà. Una banca, una bancona, una bancona che c'è ancora adesso, fortissima. Lui dice non dovete andare, non dovete dare contro nessuno, neanche contro gli arabi, quelli sono l'inquisizione. Pensate, una vittoria di Gregorio IX, del Cagnandolino, è enorme. Proprio ha battuto Francesco su tutta la linea. Però, come si dice in Via Col Vento, sapete che, questo lo dico per voi, è proprio dei gentiluomini l'affetto per le cause perse, no? Quindi è bello, nelle cause perse c'è molto di utile, sempre molto di utile. C'è sempre quella che si chiama la storia possibile, no? C'è la storia reale e c'è la storia possibile. La storia reale è come sono andate le cose, la storia possibile è come potevano andare, come possono andare ancora adesso. È un gioco intellettuale, naturalmente, no? Per esempio, calcolare cosa sarebbe successo se Napoleone avesse vinto a Waterloo. In realtà non sarebbe successo niente di particolare. Oppure se avesse vinto Hitler, no? Se avesse vinto Hitler. Allora tutti gli scenari sarebbero creati. Oppure se cosa sarebbe successo se non avessero ucciso Lenin nel 19, hanno sparato 24 morti. Se non ferivano Lenin, cosa poteva capitare? Non nel mondo. Oppure se ammazzavano Hitler nel 42, no? Cosa poteva succedere? La storia possibile. E sono cose molto interessanti, no? L'idea che la storia non si fa con i se non è mica vera, non è vera. Forse la storia dei manuali non si fa con i se, perché sono manuali di troppo lungo. Però la storia, no? La storia, che è un verbo che deriva dalla parola vedere, come teoria e come teatro. Teoria e teatro vengono da un verbo greco che vuol dire vedere. Teatro è il posto dove si vede, teoria è un modo di vedere, storia è quello che si è visto. Ecco, allora la storia in senso stretto si fa dal punto di vista proprio del vantaggio che puoi dare proprio con i sé, no? Solo nel caso di Francesco si è molto triste che pensare se Francesco gli fosse andata bene, era improponibile, lo bruciavano, no? Però se le idee di Francesco, tolte dal loro contesto ufoso ecclesiastico, no? Dal museo, perché sapete, qua c'è una bellissima basilica, è una basilica museo, però se entrate in una chiesa normale è un museo anche quella. Dice, ma la gente c'ha, la gente va a vedere anche l'arte della Gioconda, e davanti alla Gioconda probabilmente prova o la stessa commozione o anche un po' di più di quella che provano la stragrande maggioranza delle persone, che la stragrande maggioranza delle persone che vanno in chiesa, che si ricordano di quando da piccoli ci andavano. Dici, beh, Papa Francesco è famoso. Certo, Papa Francesco, gesuita, un uomo che dice se parlavano male di mia madre gli davo un pugno, e si chiama Francesco, sapete che è una cosa tremenda. Non Francesco, Francesco I, come l'imperatore di Francia, battuto a Pavia, no? Francesco I si chiama. Però uno che dice, se uno deve stare attento a come fare battute, perché se mi parlano male di una persona che mi interessa, io lo picchio, dopo che hanno ammazzato i giornalisti a Parigi, sai, quello lì gli è scappata un po' troppo grossa quella. Un argentino cresciuto durante le dittature, sempre stato l'arcivescovo di dittature, questo qua, della Junta argentina,
Naturalmente è un personaggio pubblicitario che serve a compensare il disastro prodotto da quello precedente, che è uno smacco per la Chiesa che è dai tempi di Celestino V che non capitava. È un personaggio pubblicitario, certo, lo comprano, produce un indotto, però l'effetto che fa è come uno che rendesse molto famosa adesso la Gioconda, no? Adesso un telefilm a puntate con, non so, Raoul Bova, partecipazione straordinaria di Tom Cruise, un secondo c'è anche DiCaprio, no? Sulla Gioconda, e tutti parlano della Gioconda, ecco, in questo modo si parla del Papa, però è roba vecchia. Tutto quello che è lì dentro sa di vecchio, è molto vecchio. Francesco lì dentro non c'è, perché quello che c'è lì è San Francesco. Tra l'altro io mi sono interessato di questo Francesco, come sempre capita, perché involontariamente me l'ha consigliato una persona che mi ha detto mi odiava. Quando c'è qualcuno che ce l'ha con te, ti dice prima o poi qualcosa che ti sarà utilissimo. E mi ricordo che una conferenza un tizio comincia a insultarmi perché dice io voglio essere schiavo di Cristo, lei mi impedisce di essere schiavo di Cristo, poi cioè prigioniero di Cristo, guardi è difficile che sia una prigione, che prigione la conferenza, dov'è l'indirizzo, ma è chiusa la porta. E questo cioè insomma lei invece di fare Francesco Assisi. E io torno a casa, per la licenza, torno a casa e penso, ma che stronzato, però. Cosa vuol dire che non mi interessa Francesco Assisi? Non mi interessa neanche l'imperatore che ha costruito la Grande Muraglia, non mi interessa di Nelson Mandela, non mi interessa di Nicola di Rienzo, non mi interessa dei nipoti di Napoleone, tantissime cose mi interessano, no? Guidando questo. Ma prima dopo mi sveglio e dico, ma che stupidaggine, ma come si fa una cosa? Non ti interessa Francesco Assisi, questo è stato di tutti. La sera, anche il giorno dopo, svegliando, mi dico, sono Francesco, yes. E poi dopo 4 giorni vediamo un po' che sono Francesco da Sisi. E vado alla libreria della CEI, che c'è in Piazza del Duomo, Milano, dietro un Duomo, entro e dico, ha libri di Francesco da Sisi? Chi? Francesco da Sisi. Ah, dice, ah, ma scusi, San Francesco. Dico, sì, ah sì. Mi porta a vedere i libri su, di e su San Francesco. Io da Francesco De Sisi non ha capito. San Francesco ha capito, ma ha ragione lui. Io ho chiesto una cosa e lui non aveva. Lui ha il Sanctus Francesco De Sisi. Quello ha provato, a me interessava quello vero. E gli dico, no, questo mi interessa a questo punto. E cominciamo a studiarlo, c'è cioè una letteratura vastissima fuori dalla Chiesa, perché è tutto un argomentone, perché è il periodo delle crociate fuori e dentro l'Europa. Prende tutti tre papi, no? È all'inizio del movimento, nel pieno della formazione dei grandi movimenti radicali, è il momento in cui nasce l'Inquisizione. No? Per cui la possibilità, sapete cos'è l'Inquisizione? No? L'Inquisizione è un'intuizione che ha avuto Innocenzo III, proprio quel papa lì, quello che parlava con l'Ere Moscia e che aveva come musichetta Romano fa la stupida stasera. Ecco, quello lì è quello che ha avuto, è un intuito eccezionale. Dice, noi possiamo bruciare gli eretici, però è sempre irregolare come procedura. Dovremmo avere il pretesto legale di farli fuori. Allora, lui fa un decreto per cui, siccome lo Stato della Chiesa si basa sull'autorità del Papa e dei cardinali e dei teologi, i quali si basano sulla loro idea della Bibbia, chiunque metta in discussione quell'autorità non fa un reato contro la religione, fa un reato contro lo Stato, capito? Fa un reato contro lo Stato,
essendo un reato contro lo Stato, si possono emettere mandati di cattura che valgono anche fuori, no? Per cui diventa un nemico dello Stato, non un nemico della religione. In quanto nemico dello Stato diventa un fatto di polizia. Quindi può essere torturato, può essere deve fare più di colore, e da lì comincia l'inquisizione, come reato contro lo Stato. Pensate, per uno storico del Medioevo è un periodo ghiottissimo, che poi che ci fossero anche i trovatori, la Francia e così via, poi sono dei libroni molto belli, soprattutto francesi, soprattutto francesi, molto famosi, anche dell'Ottocento, del Novecento, e trovate dappertutto, in qualsiasi libreria, non quelli dell'Alceo, sono i Paolini, ma proprio Einaudi, queste cose qui. Poi sono scrittori italiani che parlano di Francesco d'Assisi sempre con una certa timidità, no? Come dire, non vorrei che il mio amico prete poi non mi dasse più a cena. Per cui sì, sono un po' qualcosa da dico, ma poco, proprio poco. E invece questi francesi sono interessantissimi, con ricostruzioni estremamente meticolose, e provate a vederle. Naturalmente, dicevo, questo spettacolo è pessimistico, no? Perché sì, alla fine c'è quel vuoi, però è triste. Dal punto di vista musicale, adesso Mauro vi fa sentire un pezzo che mi piace moltissimo dello spettacolo, avete capito che un musicista è molto bravo, no? Però così per scherzare, diciamo, ogni tanto fagli sentire quella bella, anche le altre sono molto belle. Quella bella che si intitola Antwerp, Blobs, Volesco, non lo so. È una canzone provenzale anche questa, sempre sicuramente nota a Francesco. Fa molta impressione, almeno io la leggo sempre così come musica, perché ha questa dolcezza un po' mortale, no? Quella dolcezza finale, diciamo. È quel momento dello spettacolo, in canzone c'è, il momento in cui Francesco dal sultano decide di tornare in patria e in qualche modo decide di morire, no? Decide di morire. È il principio della morte che comincia a prendere forma in De Francesco. Questo è un po' il tema della morte. Te la fai sentire? Thank you.
contagiare, molto bella, ma non fatevene contagiare, ma soprattutto non fatevi contagiare delle altre due canzoni che ci sono, che rimangono molto in mente. Una vediamo se la riconoscete, perché sono suoi arrangiamenti questi. Tira fuori per le cose più cattive su Francesco, dice, lui è un ricco che è stato povero, quello lì chiede l'elemosina, ma quelli che chiedono l'elemosina di mestiere e vedono che verranno i soldi a lui che c'ha il papà, che c'ha l'azienda, non è che sono contenti. Poi quello ogni tanto va a lavorare gratis per i contadini, ma così frega il lavoro ai braccianti, no? Non ho capito io queste cose, ma lui cosa vuole? Vuole che non vogliamo i soldi, ma tutti i ricchi lo vogliono. Che è cattivissimo, no? Ed è proprio il... Solo che, se ci pensate, quel tipo di obiezioni che fa, quel voler avere ragione, quel modo che separate di queste cose, è una delle possibili obiezioni che vi possono capitare, ha come fondamento ideologico papare le papere. Forse non tutti voi sanno il testo della canzone, no? Testo della canzone è una canzone degli anni 50, no? Di Lilla Pizzi, che è anche abbastanza aggressiva come canzone, no? Perché il ritornello dice, lo sai che i papaveri sono alti, 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 e tu sei nata paperina, che cosa ci vuoi fare? Si va tutto su papa, papa, veri, papa, paperina, no? E sono giochi di parole. Tu sei bassa, i papaveri sono alti, non è che i papaveri sono alti in realtà, però è un modo di dire un papavero importante, no? Ecco, ci sono i ricchi, sono i poveri, tu sei nata povera, non puoi pretendere, no? Vedete l'opposto esatto della canzone protestante, che se voi conoscete, che sarà sarà, no? Dice, cosa mi capiterà in futuro, cara mamma, me lo puoi spiegare? Dice, che sarà, sarà, non possiamo saperlo, il mondo non è così facile da poter essere previsto, ti può capitare di tutto, non pone limiti alla provvidenza. Invece qui è proprio pone limiti. È interessante come canzone perché rivela un punto di vista che tutti noi abbiamo comunque assimilato, bisogna riuscire a vomitarlo. No? E non è facile. E l'altra canzone, questa qui sicuramente la conoscete, è la versione, diciamo, infernale di una canzone famosa del 1938-39, la versione è di Marenghi sempre.
eh? Ecco, questa qui è un'altra terribile, la canzone del 39, la parte più brutta del fascismo, no? Parte in cui c'era già l'alleanza con Hitler, no? 38-39, no? Il testo lo conoscete forse, come vorrei avere, dunque, se potessi avere mille lire al mese, no? Senza esagerare sarei certo di trovare tutta la felicità. Pensate alla luce di Francesco cosa dire questa canzone. E uno che desidera potrebbe desiderare qualsiasi cosa. Desidera mille lire al mese, un posto da impiegato. Chi gli impedisce di desiderare un miliardo al giorno? O qualcosa, una vita lunga e sana, no? Per esempio. O dei grandissimi amori. Dice lui, se potessi avere mille lire al mese, senza esagerare, per cui metodico, sarei certo di trovare tutta la felicità. Un modesto impiego, voglio essere utile, io non ho pretese, no? Comprerei tra tante cose tutte quelle che vuoi tu. Chi è tu? Dunque, come dire, al mese non compri tanto, no? Nel 38. Però si pensa che uno, una, la compagna, che tutto quello che vuole ci sta dentro una cosa di dire al mese, uno vuole poco. Non so, un panino ogni tanto, una pantofola un mese, una pantofola un altro mese, no? Okay. Tutto quello che vuoi tu. Dice, tra l'altro dice, tra le cose che vorrebbe, vorrebbe una mogliettina. Mogliettina, non una donna straordinaria, una mogliettina giovane, carina, non bella, no? Tale e quale come te. Chiaro che tu dici purtroppo un impegno e vai via, però se fate un esame di coscienza dal punto di vista di Francesco, sentite che forse questa esecuzione è molto sincera, molto precisa. Questa musica lugubre e particolarmente lugubre è la seconda strofa, quando dice ho sognato ancora, sai cara, l'eredità, cioè questo c'è anche di notte, di un zio lontano, curioso che dica non uno zio ma un zio, di un zio lontano americano, la felicità, la ricchezza non è qui, è là. 3 anni dopo gli americani sarebbero arrivati qui. E questi qua, che sapevano che la ricchezza è con loro e la felicità è con loro, come ci combatti contro gli americani? E infatti appena sono arrivati sono alleati. È una canzone che contiene una quantità di disastri, questa, anche politici. Ma se questo sogno non si avverasse, cosa farò? Il ritornello ricanterò, se potessi avere, mi direi. La versione attuale di questa è un po' meno, diciamo, giocosa, è The Secret, chiediti sarà dato, ma il legge d'attrazione, però c'è sempre lì, e naturalmente è importante, no? Dice, chiedi qualcosa che ti possa inserire all'interno del sistema, giusto? Sempre lì, ti include la possibilità di desiderare, all'interno di una stream, come si dice. Fuori da questo stream ci sono state alcune persone, tra cui Francesco, momentaneamente finito male. Momentaneamente. Adesso dipende da voi, magari farò finire in un altro modo. Grazie a tutti, grazie a Mauro. Abbiamo filmato soltanto la conferenza di Igor, ovviamente non potevamo filmare
lo spettacolo, però insomma, siccome questa serata andrà su YouTube, avrei piacere magari che tu dicessi dove si proporrà i prossimi spettacoli, dove verranno proposti. Perfetto, abbiamo il 13 febbraio ad Udine, il 14 a Corigliano Veneto, so che è lontano ma magari passate voce, e il 22 febbraio a Milano. Dietro l'angolo. Dietro l'angolo, però, passaparola. 2 ore e 50. Dove andrà? Certo. E quindi... questo. Dove a Milano? Milano Teatro... signora che mi ha chiesto? Io. Al Pime. Tramite... vabbè, voi vedete sul sito, insomma, la Francesca Librattini. C'è tutto su Facebook. Vedi quella telecamerina là? Sì. Ecco, quelli che stanno là dietro si stanno chiedendo: ma chi è Silvia? Sono un'attrice. Semplicemente. Bravo. Che riesce a fare questo per veramente per lavoro. E poi cerco tanto, e questo spettacolo mi ha dato la possibilità anche di arrivare a un pubblico diverso da quello teatrale, che chi di voi insomma, conosce, frequenta, è quasi troppo piccolo, quindi diciamo Igor, Mauro, Alberto, Marina mi hanno dato la possibilità comunque di raggiungere altri pubblici, e questo mi fa un piacere immenso, perché c'è sempre un grandissimo affetto da parte di chi viene a vedere lo spettacolo, e quindi vi ringrazio. Personaggio che è già stato qui ad Armonia Mundi, che è un personaggio secondo me veramente straordinario. Direi tu due parole poi sul tuo magico lavoro. Da noi è venuto a fare il seminario sul sogno lucido e tornerà a fare altri seminari sul sogno lucido, quindi io spero di avervi anche in quella circostanza e vi arriveranno notizie. Però Roberto Brancati anche. Di tu perché. Abbiamo dietro una realtà di sartoria, di magia, di loro fanno. Per teatro però. Teatro. Fanno costumi, è una casa, una sartoria, esatto, un atelier specifica per il teatro, forse tra le più importanti d'Italia tra l'altro, no? Diciamo che ho avuto degli ottimi maestri che hanno creato una realtà molto forte, mia nonna, il mio bisnonno, cioè è una generazione di sarti, dagli anni 50 si è spostato sul teatro, perché come sapete poi qua si apre una bellissima avventura dell'Italia industriale che perde l'artigianato ed entra nel turbine della taglia, cioè tu non hai più le tue misure, tu devi entrare in un negozio e ti devi adattare a quella taglia. Quindi mia nonna e mio nonno hanno deciso che l'artigianato era importante, i vicini di casa Paolo Grassi e Nina Vitti, rispettivamente il direttore amministrativo e coordinatrice del piccolo teatro di Milano, ha detto: ma dai che ci date una mano, perché c'è un Galileo che deve prendere forma al piccolo teatro, che ci dareste una mano, dareste una mano per una settimana, 10 giorni, sono diventati 6 anni, 7 anni di direzione del piccolo femminile del piccolo teatro, e lì è cominciata l'avventura. E avete creato costumi per, facci qualche nome. Ma Carla Fracci per tanti anni, come balletto, perché la danza è una caratteristica importantissima, e Pavarotti, Massara Cavalier, grandi nomi dell'opera, grandi nomi della danza, e tutt'oggi stiamo lavorando, adesso siamo per esempio a Livorno con Alessio Pizzek con un barbiere di Siviglia meraviglioso, a Zurigo con un balletto di Spinatelli, andremo di nuovo in Oriente, perché ci chiamano anche l'Oriente, quindi qua c'è più il Frigeri, e in tutto questo di giorno. Poi c'è la notte. Il mio sogno lucido, questo sta continuando, mi trasformo e indago, sto studiando l'attività psichica della, che io chiamo di crossfade, cioè di armonizzazione tra le onde del sonno profondo, quelle dove si sviluppano diciamo, le immagini oniriche, e quelle invece le frequenze della media,
quindi come arrivare con le frequenze della vigna nel sogno e viceversa, e tornare indietro, come scendere nelle profondità delle proprie ombre, del lato ombra, e portarci luce e riconoscere, diciamo, tra gli opposti le potenzialità armoniche. Pensate che ha fatto un seminario di 2 giorni, ha fatto il seminario il sabato qui, la notte ha portato i suoi allievi, ricercatori in un albergo, alcuni sono qua, anzi, molti sono qua, e lui la notte passava di stanza a vedere se dormivano, come dormivano, se muovevano, se erano nella posizione che lui aveva indicato. C'era la strumentazione, però volontà, c'era un atteggiamento, perché poi sognare sembra, però è gratuito, spontaneo ed è in abbondanza, quindi chiunque ne ha, chiunque si può, diciamo, mettere in gioco. Io spero anche che se ci sono altre associazioni che ci vedono questo filmato ti possano invitare, perché è stato veramente un seminario molto bello, mi hanno chiesto di ripeterlo, di approfondirlo, quindi presto ve lo riproporremo. Igor! Igor, come vi ho già detto prima ad aprile con i Maestri Invisibili, quindi io di nuovo veramente vi ringrazio di cuore perché avete veramente fatto vivere questo palco in un contesto, in una situazione bellissima. Grazie di cuore.